È uscito a febbraio un disco nuovo per una delle più interessanti punk band italiane. Loro si chiamano L'Invasione degli Omini Verdi. Il disco verrà presentato questo giovedì alle Lavanderie Ramone di Torino. Ne approfittiamo per parlare con il batterista della formazione, Maurizio, che è con noi questo pomeriggio. Buon pomeriggio, Maurizio, benvenuto a Radio Gold. Ciao a tutti, come va? Tutto bene, ma sembra che vada molto bene anche e soprattutto per voi perché avete pubblicato un disco che forse molti non sentivano neanche a pochissima distanza dal disco precedente ed un disco molto particolare. Parliamo allora di questo lavoro a partire dal titolo che si chiama 16 anni dopo, a significare gli anni passati di carriera della band. Com'è nata l'idea di questo nuovo lavoro? Guarda, come diciamo spesso, si arriva a un momento della carriera in cui, volente o nolente, bisogna tirare le somme. Noi, dopo 16 anni, abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di fare un sunto della nostra carriera e abbiamo iniziato a farlo personalmente come membri del gruppo e dopodiché l'abbiamo fatto proprio come band. E contenti di quello degli obiettivi raggiunti e della durata del gruppo, abbiamo pensato che sarebbe stato il momento di fare un regalo a chi ci ha seguito per tutti questi anni. La particolarità del disco sta nel fatto che non è un semplice best of, ma è una raccolta di pezzi dei nostri 6 dischi precedenti, completamente risuonati, riregistrati, remixati. Per come li suoniamo adesso e per come li arrangiamo adesso, quindi abbiamo dei pezzi magari del 2000 che suonati 6 anni dopo in tutti i concerti hanno preso una veste diversa e ci è sembrato giusto poter farli sentire anche ai nuovi fan per dare una summa, diciamo, di quello che abbiamo fatto con il sound che abbiamo adesso, che negli anni è molto cambiato. 6 dischi di carriera inizia ad essere un materiale abbastanza corposo tra cui scegliere. Qual è stato il metro che avete utilizzato per scegliere i brani da riproporre? Solo i vostri preferiti o magari avete tenuto conto anche dei preferiti del vostro pubblico? Guarda, ovviamente abbiamo tenuto conto di quelli che sono i brani preferiti anche dal nostro pubblico. Siamo partiti dal grosso di una scaletta, quindi buona parte dei pezzi che sono sul disco sono gli stessi che suonavamo già prima dal vivo e che quindi erano frutto di una selezione di anni stabilita sia sulla resa dal vivo che sul gradimento appunto dimostrato dal nostro pubblico. Abbiamo poi scelto dei pezzi che ci chiedevano da anni e che non facevamo più dal vivo e che quindi meritavano di essere ripresi in mano e volevamo vedere come avrebbero suonato. Siamo rimasti molto contenti del risultato che è stata la prova in preproduzione e quindi abbiamo accontentato chi ce li chiedeva da tempo, li abbiamo inseriti nel disco e adesso li facciamo anche dal vivo. Però non vi siete limitati a questa riproposizione per, come dicevi, fare un regalo anche ai vostri fan. Voi il CD l'avete pubblicato in 2 parti perché c'è un secondo CD dove addirittura ci sono anche dei brani inediti. Esattamente. Comunque noi non siamo rimasti fermi, benché il Banco Piange fosse uscito solamente un anno e mezzo fa, abbiamo continuato a comporre. Una delle idee iniziali era di far uscire a certo giro un EP, quindi gli inediti che sarebbero andati a comporre parte di questo EP alla fine sono diventati parte del secondo disco del doppio CD 16 anni dopo. Abbiamo quindi 3 inediti. Di cui uno abbiamo già girato un video, si intitola Non sei più niente, sono continuazione dell'approccio del Banco Piange, quindi una naturale conseguenza della composizione nata con il Banco Piange. Abbiamo poi aggiunto E c'è, che è diventato un altro dei singoli ufficiali, che era un B-side, un pezzo che avevamo fatto solamente per il web, che abbiamo riarrangiato e riregistrato ovviamente. Poi abbiamo aggiunto Police on My Back, una dei Clash, ovviamente in inglese, perché ci tenevamo anche a dare un tributo, dimostrare un tributo ai grandi della musica. E poi 2 versioni di 2 pezzi già comunque passati per radio, che erano dei vecchi singoli facenti parte del Banco Piange, che sono nato morto e ancora qui. Avete detto che questo secondo CD è una linea di demarcazione tra ciò che fu e ciò che sarà. Ci saranno degli sviluppi nel suono dell'invasione degli Omini Verdi? Ma guarda, ti dico, sostanzialmente il sound della band si è sempre evoluto disco per disco.
Come ti dicevo, con il Banco Piange abbiamo avuto un'ulteriore evoluzione del sound che ci ha convinto appieno e che ha convinto appieno anche chi ci seguiva e chi ha iniziato a seguire questo disco. Quindi abbiamo pensato che questo fosse il sound giusto da sviluppare ed evolvere senza restare fermi. Punto di demarcazione perché comunque sì, d'ora in poi il sound della band si dirigerà sicuramente verso quello che sono questi singoli. E quello che fu ha comunque un suono molto simile, però ovviamente la produzione e la composizione sono quelle di un tempo, non abbiamo toccato molto. Comunque sì, per rispondere alla tua domanda, sicuramente ci saranno ulteriori evoluzioni e una crescita spero costante, perché è nostra intenzione ed è sempre stata nostra peculiarità. Rimanete comunque sempre all'interno della grande famiglia del punk rock, a dimostrazione voi e anche altre band italiane che si può essere punk anche non essendo più ragazzini. Sì, sicuramente non ci distacchiamo da quello che è la scena del punk rock, perché comunque ne facciamo parte da tanto tempo e ci è sempre regalato tanto. Ci piace comunque andare veloce, ci piace comunque fare dei pezzi di hardcore, e quindi sicuramente manterremo quel tipo di approccio. Poi sai, il punk è anche soprattutto questione di attitudine, e riteniamo che cosa buona sarebbe evolvere un nuovo sound del punk del nuovo millennio e cercare di mantenere la stessa attitudine con un sound più originale e più caratteristico, che possa poi insomma essere sano antagonista del sound che c'è adesso anche su altri generi. Vedi anche l'hip hop ha iniziato a mettere del suonato, a mettere dei suoni grossi, vedi Salmo, che viene dalla scena punk hardcore, e la cosa ha funzionato, quindi ritengo che con lo stesso tipo di attitudine magari potrebbe piacere anche a chi segue quel tipo di musica. Un'ultima domanda anche sul tuo lavoro come produttore, perché tu ti occupi anche di questa realtà molto importante di Brescia che è Indie Box Music, una sala prove, sala di registrazione, casa discografica, ufficio stampa, e hai la possibilità di lavorare con tantissime band molto giovani. Come ti sembra il livello della musica oggi per le nuove generazioni? Ah, guarda, ti dirò, il livello della musica sicuramente è molto alto. Rispetto a 15 anni fa c'è un numero molto inferiore di band che vogliono approcciarsi al rock e derivati, ma per questa è una pura questione di moda, ma va anche bene così perché comunque c'è già una scrematura naturale. Ti dico, tante band giovani che entrano nel nostro studio, sia di Brescia che da tutta Italia, dimostrano una grandissima preparazione, un'ottima conoscenza musicale e delle idee molto molto interessanti anche per sviluppare un nuovo tipo di suono. Quindi sicuramente siamo molto fortunati a poter conoscere tante band con idee e con voglia di fare. Io sono molto fiducioso per il futuro. Ricordiamo l'appuntamento questo giovedì alle Lavanderie Ramone di Torino, presentazione live di 16 anni dopo, il doppio CD uscito a febbraio per l'invasione degli omini verdi. Grazie ancora a Maurizio, batterista della band, che ci ha presentato il disco. Buon lavoro, buon tour. Grazie mille a voi ragazzi, siete stati gentilissimi, ci vediamo tutti giovedì.